Flipper, la notizia che rimbalza. Tutti i martedì alle 10.45 su Radio Skylab. Accedi al gruppo Facebook Flipper e la pallina la scegli tu. Siamo state in ritardo anche di un giorno delle volte, quindi insomma è un ritardo sopportabile questo, Silvia, cosa dici? Direi di sì, direi di sì. Allora, di che parliamo? So che la scelta di nuovo un ascoltatore, l'argomento. Sì, le fiere espositive funzionano ancora? Lo ha chiesto un'ascoltatrice a Flipper e noi, come da promessa, abbiamo la risposta invitando due esperti del settore che ci parleranno del tema. Per parlarne, appunto, abbiamo invitato il patron della rassegna espositiva savonese, Ciccio Clemente, che da 21 anni organizza in prima persona appunto l'Expo Savona. E salutiamo Ciccio, che è in diretta qua con noi. È al telefono, pronto? Sì, sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Ciccio, buongiorno, benvenuto a Flipper. Grazie, grazie. Oltretutto, prima microfoni spenti, ha detto che è proprio nel pieno dell'attività dell'Expo, giusto? Che ha chiuso ieri, sì, se non sbaglio. Lo smontaggio. Di smantellamento, stiamo disallestendo tutte le strutture, e ci sono tutti gli espositori tutti trafelati che stanno praticamente portando via tutto quello che gli è rimasto. E allora adesso siamo nel marasma più completo, perché camion, furgoni, operai che girano avanti e indietro. E direi che è molto animata la cosa, e anche divertente vederli, però anche certo, se ci sono mille problemi poi da risolvere, ecco, tutto lì. Certo, ma prima di partire, Prima di partire, diamo due numeri per far capire, insomma, far conoscere l'Expo, anche se insomma tutti gli ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando. Stamattina ho fatto, in base agli ingressi di ieri sera, ho potuto fare una stima finale, siamo intorno ai 148.000 visitatori. Non è stato battuto un record che era di 152.000, però devo dire che sono numeri importanti, enormi, molto soddisfacenti, soprattutto i momenti che stiamo attraversando, e mi hanno un po' sconfortato, devo dire, qualche mese fa, quando abbiamo iniziato la vendita degli spazi, l'assegnazione dei vari spazi alle aziende che ci avevano richieste, abbiamo avuto i primi due dispiaceri, ce li hanno dati due aziende grosse che quest'anno non hanno potuto essere presenti. Quindi la crisi si sente, diciamo. L'hanno sentita, ma no, devo dire, poi più avanti la cosa si è risolta, molto bene, perché noi abbiamo cominciato praticamente l'assegnazione degli spazi, la vendita degli spazi abbiamo iniziato a ottobre, quindi insomma parecchi mesi anticipo prima, e quindi oggi come oggi, magari, visto che per iscriversi bisogna fare un contratto, bisogna impegnarsi, e in questo caso facendo un contratto a ottobre è una scadenza che va oltre i 6 mesi, 7 mesi, quindi uno si deve impegnare 6 mesi prima, deve anche dare un acconto, e quindi logicamente uno dice i soldi, dice che dai, ci giocheremo, io arrivo dopo, e infatti dopo sono arrivati, perché poi comunque abbiamo esaurito tutti gli spazi, abbiamo riempito. Quindi quanti stand? Di quanti stand si parla all'Expo? Siamo quasi 200 espositori, non di stand, perché poi ci sono espositori che ne prendono 2, 3, 4, 5. Quindi certo, siamo nell'ordine di 600 spazi espositivi e un totale di 200, quasi 200 espositori quest'anno. E devo dire che il fiore all'occhiello è stato quello della ceramica, che è stato la novità di quest'anno. Esatto, è stata la novità, perché ogni anno noi inseriamo una novità, negli anni passati abbiamo avuto l'Expo Drink, abbiamo avuto l'Expo Food, l'agricoltura biologica, abbiamo girato tutto, quest'anno è toccato all'artigianato, abbiamo accettato la richiesta che ci ha fatto la Camera di Commercio, che ha messo a disposizione un padiglione praticamente di 350 metri quadrati a disposizione di tutti i ceramisti. Caspita. Che si sono comunque messi insieme, ed è già un evento storico, perché mettere insieme due ceramisti era quasi una cosa impensabile, metterne 16 insieme praticamente è stato un miracolo. Tutti i maggiori della provincia, direi, hanno partecipato. Ma neanche provincia, perché è proprio di Savona, era proprio la peculiarità, perché questa esposizione era legata all'ottavo festival della Maiolica, che ormai è arrivata, come dicevo prima, all'ottava edizione, e comprende i comuni di Albissola Superiore, Albissola Marina, Savona e Genova. Questi sono storicamente i produttori della ceramica tradizionale, sì, della Liguria, e soprattutto le due Albissole. Infatti la parte del Leone l'hanno fatto le due Albissole, che avevano su 16 espositori, ne avevano 13, credo. Gli altri ce n'erano due, uno di Celle, che è il tondo di Celle, poi ce n'era
2 di Savona, di Genova. E questa è un po' la grossa novità di quest'anno, quindi ogni anno ti do del tu, posso? Così sì, entriamo sì, in confidenza. Certo, benissimo. Dicevi appunto che questa è la grossa novità di quest'anno e ogni anno vi impegnate per approfondire, insomma, un tema nuovo, introdurre una novità. È questo il segreto per mantenere alta, insomma, la risposta del sì, pubblico? Anche questo, perché poi comunque già 21 anni fa avevamo introdotto alcune novità, quelle che erano le esposizioni classiche, cioè nel nostro c'è il percorso obbligatorio dove praticamente è garantita la visione di tutti gli spazi espositivi, certo, a differenza di quello che succede magari in altre manifestazioni dove tipo Primavera Genova, che è un po' paragonata sullo stesso genere, diciamo, però in Primavera di Genova si varcano i cancelli all'inizio del piazzale, poi uno va dove vuole. Ma da noi invece c'è un percorso obbligato, cioè una volta che uno entra per uscire deve passare davanti. Quindi a tutti gli stand hanno la garanzia di essere visti. Esatto, insomma, quindi osservati. Tutti i visitatori, io posso dire che 148.000 visitatori che sono passati quest'anno, 148.000 hanno visto tutti gli stand. Tutti. A Genova magari, alla Primavera di Genova o anche in altre esposizioni simili, magari hanno 300.000 visitatori, però devo dire che ci sono parecchi stand che non sono visti da tutti. Rimango adesso non metterti a parlare male delle altre fiere, per no, favore. No, assolutamente. Io sto scherzando. Sono in buoni rapporti con tutti, anche perché devo dire che, adesso modesta parte, però la formula del percorso obbligato e dello spettacolo anche inserito, anche è quello vincente. Di fare lo spettacolo alla sera, comunque uno spettacolo di intrattenimento, perché di solito l'intrattenimento lo facciamo per chi mangia nella zona della degustazione, del bar o del ristorante, e comunque queste qui sono cose che portano comunque degli affezionati. Quest'anno si è esibito Michele, negli anni passati c'è stato Bussolo, i Camaleotti, Dick, grossi nomi, abbiamo avuto tutti, e logicamente servono per attirare gente che per vedere loro è costretta a passare attraverso gli stand, e quindi anche questo garantiamo altre presenze agli espositori. Ma però perché un'azienda questa deve... è stata poi adesso acquisita anche dalle altre fiere, e noi siamo stati vi primi, hanno copiato, insomma, stavo per dire, non so se l'hanno copiato, però molto ovviamente funziona. Si sono resi conto che soltanto quelli di farle entrare, il sistema di farle entrare basta, non bastava per garantire la sicurezza a tutti gli espositori di poter lavorare. E questo è uno dei motivi forse per cui le aziende si affidano alla vetrina dell'Expo. Beh certo, io devo dire che ci sono anche quest'anno, per esempio, il record delle presenze ce l'ha Bruzzone, che è il rivenditore della Necchi di Savona, della macchina da cucire. Sì. Bruzzone ha fatto tutte 21 le edizioni, aveva cominciato il papà di Simona, che adesso è la titolare del negozio, 21 anni fa il primo contratto, ricordo, l'avevo fatto proprio al padre, ed è stato uno dei primi che ha aderito proprio come sottoscrizione di contratti, e adesso dopo 21 anni c'è la figlia che viene, ma la vita è sempre presente. E quindi vuol dire che questi qui fanno degli investimenti anche di una certa importanza, perché rapidamente le macchine a cucire non è che uno può avere un giro d'affari milionario, però comunque un investimento di qualche migliaio di euro per essere presenti all'Expo vuol dire che comunque il ritorno c'è. Una curiosità di chi, per chi non è del settore, diciamo, quanto costa partecipare all'Expo? All'Expo costa 100 euro al metro quadrato per lo spazio all'interno dei padiglioni al coperto e 35 euro per lo spazio esterno. Nei 100 euro al metro quadrato c'è compreso tutto, perché noi diamo già lo spazio preallestito. Questa è un'altra peculiarità che diamo noi, questo per avere con la corrente anche tutto con l'energia elettrica, con la fornitura proprio della corrente, le paratie laterali, il frontalino, il nome già della ditta inserito sopra, a differenza invece delle altre manifestazioni che danno lo spazio per terra, danno quattro pezzi di scotch messi per terra e dice tu sei qua, poi ognuno si deve allestire il suo spazio. Sì. Esatto, poi ognuno si deve allestire il suo spazio, con il risultato che non c'è neanche l'uniformità degli stand, perché sono tutti diversi. Invece noi li facciamo tutti uguali, perché gli espositori sono tutti uguali e sono tutti allineati, poi logicamente ci sono delle posizioni che sono un pochettino più avvantaggiate secondo il percorso, perché magari si trovano vicino a un passaggio della sicurezza, sì, quindi c'ha un angolo libero più degli altri, però questi qui sono gli spazi che vanno subito a appannaggio di quelli che si iscrivono per primo, ecco, i primi, certo, che si iscrivono vengono premiati, prima arriva meglio alloggio. Ma quindi perché un'azienda sceglie comunque in periodo di crisi di affrontare uno sforzo per essere presente all'Expo?
non è uno sforzo, io dico che è un investimento, perché qua non va via nessuno che c'è l'investimento. Sì, l'investimento in periodo di crisi può essere visto anche comunque come... Ci sono, ma questo è un investimento pubblicitario, su certe tipologie di esposizione c'è il ritorno immediato, ci sono aziende che arrivano da tutta Italia, perché fra l'altro noi da 2 anni abbiamo acquisito la qualifica di fiera nazionale, perché abbiamo più del 50% delle aziende presenti che arrivano da fuori regione, e quindi avendo più del 50% delle aziende presenti che arrivano da fuori regione si ha diritto di avere la qualifica di fiera nazionale. La qualifica di fiera nazionale permette poi di avere tutta una serie di agevolazioni, prima la richiesta di contributi, la concessione di contributi da parte della Camera di Commercio di Savona e via dicendo. Quindi questo è importante, anche poi poter scegliere la fiera a cui partecipare, che ci sono aziende di un certo livello che sono state presenti, che hanno la possibilità, adesso di richiedere un rimborso che può arrivare fino al 50% della somma spesa per partecipare all'Expo di Savona. Quindi questo è un altro investimento, un altro aspetto importante, è un altro contributo che viene dato. E la qualifica che abbiamo noi, che logicamente non viene assegnata a tutti, è che bisogna avere determinate caratteristiche come le nostre, dimensioni, anzianità e poi soprattutto la disponibilità di poter offrire gli espositori che arrivano da fuori regione, è quello che è il nostro. Siamo due le manifestazioni a questo carattere in Liguria, siamo noi e Primavera di Genova. Ah beh, è una bella soddisfazione comunque, dopo 21 anni di lavoro che metti in prima, ricordo, sempre in prima linea. Sì, io ricordo quando ho iniziato. Il primo anno la prima Expo era grossa come diciamo lo spazio che adesso abbiamo dedicato all'entrata, diciamo al padiglione d'ingresso. La prima fiera era grossa come padiglione d'ingresso dell'entrata di quest'anno. Ma raccontaci com'è nata, a chi è venuta l'idea, come è stato creato? No, l'idea è venuta a me perché sono sempre stato appassionato. Io già avevo già realizzato dal Vissola ormai nel lontano 86 due rassegne, due manifestazioni che magari quelli già un po' più andati col tempo se lo ricorderanno. Era Mostra Affari, era una mostra che mi ero inventato in collaborazione con l'assessorato all'artigianato del comune di Albissola Superiore. L'avevamo messa su e c'erano degli artigiani che lavoravano e l'avevamo fatto nel centro storico d'estate. Poi l'abbiamo ripreso a settembre e poi l'anno dopo a marzo abbiamo realizzato una struttura. A quei tempi era molto piccola, erano 1200 metri quadrati, però abbiamo avuto un successo enorme. E quindi ha continuato ed è diventato allora l'Expo di oggi. Ci ho messo un po' di anni per poter fare il salto da Albissola a Savona, perché logicamente le possibilità, le disponibilità non erano come quelle di adesso. Allestire una fiera una volta non era come quelle di adesso, cioè adesso è molto più pratico, ci sono molto più possibilità, ci sono molto più offerte. Una volta era già difficile trovare delle strutture che potessero ospitare una cosa così grande, manifestazione del genere, esatto. Adesso, insomma, dopo 20 anni hanno inventato queste strutture. È tutto un po' più facile, insomma. Sì. Ma per chiudere ti giro la domanda che ci ha fatto la nostra ascoltatrice, da cui poi è nata la trasmissione sulle fiere. Le fiere espositive, nonostante la crisi, funzionano? Direi di sì. Io adesso la crisi dura da un paio d'anni, credo. Sì, Però da un paio d'anni chi ha partecipato all'Expo di 2 anni fa è ritornato. E devo dire, su certe iniziative, con certe esposizioni, magari con stand più grandi. Io ho avuto modo di parlare in questi giorni con un espositore che anche lui sarà una quindicina d'anni che viene tutti gli anni, e BS Salotti di Corte Emilia, quindi anche per loro non è neanche una passeggiata arrivare da Corte Emilia tutti i giorni qua. E loro hanno cominciato che avevano uno spazietto, ricordo, molto piccolo, avevano 18 metri quadrati, una cosa così piccola. Quest'anno sono arrivati ad averne quasi 100, l'anno scorso ne avevano 60. Io ho parlato con il titolare, con uno dei due soci, e lui mi ha detto che lui lavora con gli ordini che fa in fiera, con i preventivi e con le informazioni che chiedono. Lui lavora fino a giugno, luglio, va avanti per ancora. Quindi fruttano, 3-4 fruttano mesi. Lui ha lavoro, certo, lui ha lavoro assicurato, sicuro, cioè proprio appuntamenti dove lui deve andare a prendere le misure negli immobili. Hanno già scelto immobili, hanno visto cosa c'era in esposizione e via dicendo. E quindi è chiaro,
funziona. Immobiliere magari ha un margine di guadagno, un margine di introito molto più alto rispetto all'artigiano che magari vende le collane. Beh certo, dipende poi dal settore. Dipende anche dal tipo di prodotto, però sono anche degli investimenti diversi che si fanno. Ecco, una presenza di 100 metri quadrati in Expo ha un certo costo, la presenza di uno stand minimo di un 3x3, che è lo spazio minimo che si può comprare, è logicamente diverso, perché per partecipare basta spendere il minimo, che sono 900 euro di uno spazio da 3x3, mentre si può arrivare agli investimenti come molto molto più importanti, più come Fiammingo Serramenti, e comunque anche Badano delle energie alternative, Elios, sono tutte aziende che hanno degli spazi molto grandi e che hanno fatto anche degli investimenti per realizzare proprio l'allestimento. Benissimo. Badano, che era l'energia alternativa, sembrava un'astronave entrare dentro, pannelli solari, era molto bella, no, era una cosa molto bella, molto, molto curata, fatta molto bene. Ecco, a me interessa anche privilegiare queste cose, perché insomma ci terrei che prima o poi la fiera fosse proprio, la maggior parte degli espositori avessero questo carattere. Ecco, ci vogliono quelli che hanno i prodotti tipici gastronomici dalla Puglia, dalla Sicilia. Quest'anno ce n'erano tre che arrivavano dalla Sicilia, l'espositore che arriva da più lontano arriva da Agrigento, i forni Arcuri, anche lui è presente da una quindicina d'anni, tutti gli anni, e si arrivano da Agrigento. Caspita, quindi funzionano. Ti ringraziamo per averci dato la risposta che c'è stata. Grazie a voi per l'ospitalità, è stato un piacere. A presto, ringraziamo Ciccio Clemente. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Mettiamo una canzone e poi ci sarà l'intervista con Marilena Rattolo, diciamo, dai, dell'Ascom. Eh sì, certo. Say what you want. Allora Silvia, adesso dimmi. Ci ritroviamo con Marilena Ratto, presidente dell'Ascom Varazze. La conosceranno tutti i nostri ascoltatori, credo. Ciao Marilena. Ciao, ciao Giuditta. Cioè Silvia. Sono Silvia. Ci siamo Silvia. Tutte e due. Fantastico, bene. Ma è un complimento per me, se confondi la mia voce con quella di Giuditta. È un grosso complimento. Una voce bellissima tutte e due. Grazie, ma me la sono un po' cercata. Essere brava come voi. No, tu hai una voce dolcissima. Sto imparando da Giuditta, tutto lei. Buona maestra. Assolutamente. Vabbè, basta, ma torniamo, che emozione. Torniamo a Flipper. Lasciamo un attimo l'argomento Giuditta. Grazie. Ti voglio bene. Ti abbiamo invitato per parlare di una grossa manifestazione che sta per arrivare a Varazze il prossimo weekend, dal 25 al 28. Varazze, città delle donne. Alla sua 22esima edizione, la manifestazione di Varazze, insomma la più famosa, ritrova nuovo slancio e ritorna con un grande evento fatto di intrattenimento, 1000 sconti, omaggi per le signore per i 4 giorni appunto della manifestazione. Marilena, raccontaci, insomma, per un po' di anni è stata un pochino oscurata questa manifestazione, quasi dimenticata. Rinasce sotto una spinta nuova, nuovo slancio, come ho detto. Raccontaci un po' da dove è nata, insomma, la voglia di far tornare Varazze, città delle donne, al vecchio splendore. Sì, è una manifestazione che è nata nel 91 dopo il disastro Aven per contrastare l'immagine negativa che c'era di Varazze, che poi in realtà non era proprio così. E quindi ci siamo inventati questa manifestazione. E le associazioni sono state, diciamo, le promotrici, e l'associazione Albergatori è stata un po' capofila, grazie appunto a Andrea Bruzzone che ci ha creduto tra i primi, diciamo. Sì. Ed è sempre stata una manifestazione rivolta alle donne. Certi anni è stata in tono un pochettino minore, certi anni invece è cresciuta molto, abbiamo avuto più, mi ricordo gli anni quando c'era Pippo Baudo, poi la Parietti che ha fatto uno spettacolo a Varazze, la Ventura che non era ancora così famosa, Irene Grandi negli ultimi anni con Medusa Sport, abbiamo avuto degli anni con dei picchi molto importanti, e poi in base a quelle che erano le risorse finanziarie ci siamo dovuti un po' adeguare. Adesso quest'anno che
così che c'è questa crisi, abbiamo deciso di sfidarla e di inventarci un qualcosa che potesse piacere alle donne. E diciamo che lo sport preferito delle donne, se ci fossero le risorse economiche, sarebbe lo shopping. Assolutamente. E quindi abbiamo detto, cosa possiamo fare? Vediamo un attimino se i commercianti, mettendosi tutti assieme, riescono a fare una giornata di gadget, di sconti, di promozioni, in modo da poterle accontentare. Quindi una ricetta anticrisi per scacciare appunto questo periodo nero, se si può dire, e tornare allo splendore, insomma, degli anni passati. Come dicevi, tanti sconti, gadget, ma anche tante manifestazioni, eventi, sì, musica, sì, dal vivo. Insomma, un programma importante, è stato impegnativo anche per gli operatori, immagino. Sì, poi dobbiamo ringraziare comunque la Claudia, che la Claudia Ghiso. Claudia Ghiso, che si è occupata appunto di tutta l'organizzazione, di Giuditta, che comunque ha aiutato la Claudia. Sì, per l'evento è sponsorizzato anche da Radio Skylab. Da Radio Skylab, e poi diciamo che il comune ci ha creduto, perché comunque ci danno, diciamo, una mano. Abbiamo avuto il patrocinio della Regione Liguria. Sì. E insomma, alla fine tutti assieme siamo riusciti a mettere a posto tutti i tasselli, e anche i commercianti hanno, diciamo, investito con risorse proprie, nonostante diciamo il periodo nero che c'è, insomma, nel senso che in questo, quindi, gli operatori hanno risposto positivamente, si sono dati da fare, hanno messo in campo insomma un bello sforzo. Sì, no, per gli operatori hanno proprio contribuito di tasca propria. Ed è un momento, insomma, che anche tirar fuori poco, anche il poco, certo, è tanto. Oltretutto sono molti gli aderenti, mi pare, siamo oltre i 50, giusto? Sì, una settantina, poi diciamo anche qualche albergo, anche gli stabilimenti balneari comunque faranno qualcosa per accontentare, diciamo, i turisti che verranno quel giorno lì, i residenti. Quindi, insomma, direi che tutti assieme... Tutte le donne sono invitate, tra l'altro, ricordiamolo. Però possono portare anche i loro, insomma, fidanzati, mariti. Sì, noi ci rivolgiamo alle donne perché sono mogli, madri, figlie, fidanzate, sono quelle che decidono poi dove andare in vacanza. E anche dove comprare, soprattutto dove comprare. Decidono. Esatto. È un dato di fatto, dai, dobbiamo ammetterlo. C'è Claudia che ha mandato un messaggio su Facebook dicendo che sei grande. Grandissimo. Confermiamo tutti. Bene, bene. Va bene, allora 25, 26, 27 e 28. E 28. Varazze si veste di rosa e tanti sconti. Speriamo di accontentare tutte queste signore in modo tale da farle tornare a Varazze nei prossimi weekend. Ma quindi Città delle Donne è anche un modo per far conoscere Varazze e farsi, certo, insomma, fare in modo di appunto apprezzare la cittadina, per crearsi dei nuovi clienti, visitatori, sì, insomma. Sì, perché comunque il marchio è consolidato, magari con tutta, diciamo, la promozione che viene fatta con voi per radio, sui giornali, cioè, non dimentichiamo che abbiamo anche quello che è Media Partner, e dovremmo riuscire a far venire voglia a chi anche non è mai venuto di venire a Varazze e poi di tornarci. Affezionarsi e tornare, quindi. E anche tutti quelli che comunque verrebbero per il ponte, e speriamo che abbiano voglia di tornare. Anche perché, questo volevo dirlo io, c'è questa formula del trascinamento, no? Che è molto carina, perché chi comprerà nei negozi riceverà dei buoni da consumare successivamente, quindi sono costretti, certo, a tornare. È vero. Un piccolo trucco. Quindi ti giro anche a te la domanda della nostra ascoltatrice. Qui non parliamo esattamente di fiere, ma comunque manifestazioni scaccia crisi, o perlomeno, insomma, nascono per questo motivo. E, secondo te, questo tipo appunto di manifestazioni, di eventi, funzionano? Sono il trucco per non abbattersi di fronte alla crisi, ma anzi rinascere di nuova vita? Sì, secondo me funzionano, e soprattutto anche dal punto di vista psicologico bisogna comunque reagire, perché magari ci si demoralizza, viene voglia di non far più niente, però non possiamo star qui ad aspettare, a piangerci addosso e sperare di ottenere lo stesso dei risultati. Bisogna in qualche modo appunto trovare
dei sistemi. Certo. È arrivato un messaggio, te lo leggo, Mari. Vabbè, intanto fanno i complimenti per la trasmissione, io li giro a Silvia perché è tutta un'idea sua. Potete chiedere se per combattere questa crisi anche a livello locale questo tipo di manifestazione aiuta a rilanciare il turismo? Lo stavamo dicendo proprio in questo istante. Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché siamo poi insomma l'idea è proprio questa. Speriamo. Noi abbiamo a Varazze, abbiamo anche tantissime seconde case, è importantissimo riempire gli alberghi, è importantissimo anche chi appunto ha la seconda casa che decida di sfruttarla, visto che comunque con Vimo gli è andata una tartassata quest'anno a tutti quanti. E quindi speriamo che anche questa cosa qui che induca un po' ravvivare insomma il paese, appunto, per portare turisti a tornare. Sì. Benissimo. Ti ringraziamo Marilena. Grazie e ti salutiamo, la proponga Giuditta, vediamo come la prende, con una canzone, visto che abbiamo parlato di Varazze, città delle donne, tutta in rosa. Guarda che devo farlo in tempo reale, quindi forse qualcuno potrà dirmi che è un po' banale, secondo me è un classico invece, Donne di Zucchero. Allora, cosa dici Marilena, può essere bellissima, adatta? Bellissima, bene, non fa piacere. L'avevate mai usata per la città delle donne? Vedi? Ecco, ti abbiamo colto in fallo. Grazie Mari. Grazie Marilena, grazie a presto. A ciao. E grazie a te Silvia, intanto ricordiamo che l'intervista sarà inserita sul canale YouTube della radio, quindi potrete andarla a ascoltare. E sulla pagina Facebook, che ricordiamo a tutti gli ascoltatori.